uno dei quartieri più antichi di Firenze, Santo Spirito, e precisamente in Via Romana si trova una struttura che racchiude un'importante parte della storia fiorentina, che attraverso i secoli non ha perso niente dal suo straordinario fascino. Parliamo della casa della figlia adottiva della famiglia Medici, Annalena. Annalena nacque nel 1417, ma ben presto rimase orfana di entrambi i genitori, Galeotto Malatesta e la contessa Orsini. Era una famiglia molto ricca. Cosimo dei Medici e sua moglie, la contessa dei Bardi, adottarono Annalena insieme a tutti i suoi averi. La famiglia dei Medici dette a lei la migliore istruzione ed educazione. Ufficialmente l'avevano adottata per un atto di bontà, ma forse anche o soprattutto per guadagnarsi ammirazione e stima agli occhi del popolo fiorentino. I veri motivi non si saprono mai, ma la storia della vita di Annalena è sicuramente rimasta scolpita nella storia di Firenze e non potrà essere dimenticata. Siamo all'interno di uno dei palazzi più vecchi di Firenze, un palazzo che è appartenuto alla famiglia dei Medici. Questo palazzo qui fu regalato ad Annalena Malatesta di Rimini in onore delle nozze, quando lei si sposò. Il palazzo era molto grande, allora sarà stato almeno più di 1000 metri quadrati. E aveva un grande giardino tutto intorno, che adesso rimane soltanto una parte di questo giardino, che è diventato privato, purtroppo. La casa di Annalena invece è aperta al pubblico. Nel 1919 la famiglia Calastri Orsoni acquistò un parte dell'immenso palazzo e lo trasformarono in una pensione. Negli anni 20 la casa era abitata dalle sorelle Calastri e dal marito di una delle due, lo scultore Olinto Calastri. Probabilmente una delle statue presenti nella grande sala di ingresso dell'hotel raffigura Annalena, che si narra forse di una bellezza straordinaria. Molte opere dell'artista, insieme ai preziosi mobili e dipinti d'epoca comprati dalle sorelle, si trovano ancora nella struttura e donano a tutto l'ambiente un'atmosfera autentica e prestigiosa. Al primo piano ci sono 20 camere in cui è possibile respirare e percepire la Firenze più antica. Un salto nel tempo che ci riporta indietro nei secoli. Dal balcone delle camere arredate con mobili di antiquariato si può vedere il sottostante giardino di Annalena, anche se non fa più parte della pensione. Quando tutto il palazzo era il palazzo di Annalena, tutto lo spazio all'interno era un grande giardino. Poi nel corso degli anni, quando c'è stato le diverse successioni di proprietà, una parte è rimasta a giardino che è all'interno, ma la parte diciamo più monumentale, più importante, è la parte del giardino Corsi Annalena, che venne realizzato da un architetto ed è stato il primo esempio di giardino romantico all'italiana e in Italia realizzato. È un luogo anche quello affascinante, perché ovviamente gli è stata data una struttura tale per cui, pur essendo non enorme come spazio, il confine si perdeva e quindi diciamo diventava uno spazio sconfinato pur racchiuso da questa vegetazione limitata. Vedere la casa da fuori non basta per farsi una idea della sua vera grandezza. Con più di 1000 metri quadrati era infatti più un palazzo che una casa. Cosimo dei Medici fece restaurare e ampliare l'edificio, tanto che si hanno notizie di belli affreschi, arredi e statue che ne facevano un palazzo magnifico. La casa di Annalena era nelle immediate vicinanze di Palazzo Pitti, separato solo dal meraviglioso parco della residenza Medicea, il giardino di Boboli. Siamo davanti al giardino, dall'ingresso del giardino di Boboli. Poi zoomiamo sul palazzo di Annalena, vediamo il palazzo di Annalena, che è quello che è rimasto adesso, è questo qui. Tutta questa parte qua, questa, fa così. Tutta questa parte qui è il palazzo di Annalena.
Una volta era molto più grande, prendeva anche questa parte qua giù dove c'era il convento e qua il Teatro Goldoni. Palazzo di Annalena allora era circondato da giardini. Tutto qua intorno erano tutti giardini. Adesso è rimasto soltanto questa parte qui di giardino, che in parte è di proprietà del Palazzo Corsi, infatti questa si chiama Palazzo Corsi Annalena. Questa qui è un vivaio di piante e questa zona qua è privata, è delle suore, di un ordine delle suore. La vita di Annalena fu però anche una tragica storia. Quando aveva solo 16 anni si sposò con Baldaccio d'Anghiari, un prode condottiero che a capo di un piccolo esercito sconfisse i Milanesi nella storica battaglia d'Anghiari, una località vicino Arezzo, e salvò il dominio della famiglia Medici. Ma il loro grande amore durò solo 3 anni. Nel 1441 Baldaccio fu convocato in Palazzo Vecchio e venne ingiustamente accusato di tradimento e ucciso. La sua testa venne sposata su un pallo in piazza della Signorina. Le cronache del tempo scrivevano: fu assalito e ferito e gettato dalle finestre nel cortile e subito così, quasi morto, gli fecero tagliare la testa. Oggi sappiamo che Bartolomeo Landini, il quale era innamorato di Annalena, ordinò l'assassino per invidia della sua fama conquistata in battaglia, ma anche per gelosia, perché il suo amore per la bellissima Annalena non era corrisposto. Molto probabilmente Cosimo de' Medici approfittò della rabbia di Landini e gli ordinò di uccidere Baldaccio perché, preoccupato dalla crescente popolarità del prode condottiero, che rischiava di mettere in ombra il suo potere. Così si unirono le volontà di un malvagio personaggio e di un regnante senza scrupoli che volevano per motivi diversi la sua morte. La versione ufficiale dichiarò che Baldaccio sarebbe caduto casualmente dalla finestra, difficile a credersi. Nessuno sa che cosa accade veramente dentro le mura di Palazzo Vecchio. Annalena trovò solo conforto nella preghiera e quando 9 anni dopo anche il loro unico figlio Guido Antonio morì per una crudele malattia, Annalena dette vita ad un centro di accoglienza per donne bisognose e ragazze madri abbandonate dalle famiglie. Nel 1450 Annalena diventò suora, nonostante suo fratello Roberto avesse provato a consolarla senza alcun successo. Annalena decise di abbandonare il mondo secolare e si dedicò completamente alla vita religiosa. Dopo la morte di Baldaccio, il comune aveva confiscato tutti i beni di Annalena e passarono diversi anni prima che Roberto, con l'aiuto di Cosimo de' Medici, riuscì a fargliele riavere. Con questo atto di generosità, Cosimo cercò di riconquistare la stima del suo popolo che non aveva mai dimenticato Baldaccio e la insperata vittoria contro i Milanesi che aveva salvato la città. La sua misteriosa morte e il tentativo di infangare il suo nome cercando di farlo passare per un traditore aveva lasciato molta rabbia tra i fiorentini. Nel 1454 Annalena fondò il monastero delle Nobili Domenicane e il palazzo di Via Romana rimase un convento, anche dopo la sua morte, per ben 400 anni. Annalena acquistò anche i terreni circostanti per dare alle sorelle un giardino. Nel 1804 vennero emanate le leggi napoleoniche che consentirono allo Stato di requisire gran parte della proprietà della Chiesa. Ma il rispetto nei confronti della fondatrice, che aveva trasformato l'ingiustizia subita e la sua sofferenza in un punto di riferimento religioso, non venne profanato e rimase ancora attivo.
Quella parte era, c'è una storia abbastanza carina, perché quando venne ristrutturato, acquistato dalla sorella di Napoleone e dal generale McDowell, in quell'occasione la parte dell'oratorio, dove venivano svolte tutte le preghiere, vennero realizzate le scuderie per i cavalli. Quindi ci fu questo passaggio dal sacro al profano, che comportò anche per le maestranze che lavoravano, che realizzavano questa trasformazione, un po' di timore e titubanza, perché andare a lavorare su un luogo sacro un po' spaventava. Quindi si racconta che appunto nell'Ottocento, in questo periodo di ristrutturazione, Annalena si presentasse davanti, il fantasma di Annalena si presentasse davanti a questi operai per dirgli: non potete dissacrare, non potete rovinare questo luogo così sacro, così importante di preghiera per farne delle scuderie. Però le storie ovviamente sono tante all'interno del palazzo, è una più affascinante dell'altra, va detto. Quando Carolina Bonaparte, la sorella di Napoleone, si trasferì da Napoli a Firenze nel 1420, acquistò il palazzo insieme a suo marito, il generale Francesco MacDonald. Dopo la morte del generale, il figlio vendette la proprietà frazionandola. La casa di Annalena venne trasformata in una scuola per l'educazione delle signorine delle famiglie fiorentine più nobili. Tra gli anni 1874 e 1919 ci furono diversi passaggi di proprietà e di destinazione d'uso del palazzo. Il sacro ed il profano si inseguono all'interno delle storiche mura. Diventò infatti una casa da gioco, ma anche una lussuosa casa di tolleranza ed un ricovero per giovani donne a cui la vita non aveva dato speranze. La decisione della famiglia Calasti-Rossoni nel 1919 di fondare una pensione aprì un nuovo capitolo per la casa di Annalena, che era frequentata da intellettuali, artisti e diplomatici provenienti da tutto il mondo. All'interno era presente anche una ricca biblioteca con testi internazionali a disposizione degli ospiti. La pensione Annalena era diventata un punto di riferimento, di incontro e scambio culturale. C'era una biblioteca in lingua inglese, francese e tedesca che veniva utilizzata dagli ospiti, e gli ospiti stessi lasciavano magari dei libri, degli scritti di cui erano autori per poterli poi appunto aver modo di confrontarsi. Poterli ritrovare anche quando ritornavano a Firenze, perché questi libri alcuni erano stati scritti dagli stessi persone che l'hanno lasciati, erano stati lasciati per la biblioteca dell'Annalena, autografati dagli stessi autori. Era un ambiente culturale ricco che continuava ad arricchirsi nel tempo, un po' come è stato appunto il bar Le Giubbe Rosse in Piazza della Repubblica. Era un ambiente di non soltanto per soggiornare, ma anche proprio per uno scambio culturale continuo, che negli anni si è mantenuto appunto non soltanto con scultori diplomatici, artisti, attori. Il direttore del Museo di Arte Moderna di New York, il MoMA, ha soggiornato qui con la famiglia per 10-12 anni, un mese tutte le estati, perché questa era la sua casa lontano da casa. Insomma, era un luogo in cui faceva respirare anche ai figli quell'atmosfera che solo Firenze può dare, un luogo magico. La magia della pensione Annalena andava accrescendosi negli anni anche grazie a personaggi valorosi che si distinsero per le loro opere sociali e umanitarie. Durante la Seconda Guerra Mondiale, 25 famiglie ebree, inglesi, partigiani ed americani vennero registrate nella pensione sotto false generalità per salvarli dalla persecuzione del regime fascista. Molti degli ospiti che soggiornavano alla pensione Annalena trovavano in questo ambiente motivo per scambi culturali, ed era per loro un piacere anche donare alcuni libri che venivano catalogati e raccolti all'interno di quella che era proprio la biblioteca della memoria, che aveva organizzato Mary Burbank, la persona che nel 1923 ottenne anche questo riconoscimento per la sua attività nei confronti nel sociale, sia per quelli che erano appunto i mutilati della guerra, ma anche per diffondere la cultura.
Vedi, qui c'è una testimonianza molto importante. Mary Burbank era una persona che frequentava l'hotel, la pensione Annalena, e nel 1923 gli venne donato questo attestato di riconoscenza perché si occupava delle persone che erano rimaste invalide, mutilate durante il periodo della Prima Guerra Mondiale. Infatti è del Natale 1923. Lo spirito culturale e intellettuale è rimasto negli anni ed ha continuato ad attrarre molti personaggi famosi che non solo volevano soggiornare dentro antiche mura, ma anche respirare l'atmosfera che aveva ispirato tanti artisti e intellettuali di tutto il mondo. Nel tempo della Dolce Vita, negli anni 60, proprio grazie al fatto che una parte del complesso della casa di Annalena nel 1400, poi ovviamente negli anni è stato trasformato e ci sono andate altre attività, una parte è diventata teatro, il Teatro Goldoni. Nel Teatro Goldoni c'era grande attività dal punto di vista teatrale ed era frequentato da Vittorio Gassman, da Ugo Tognazzi, da quelli che erano i maggiori protagonisti proprio della compagnia teatrale, che erano molto famosi in Italia. E quindi soggiornavano qui proprio perché all'epoca era pensione Annalena, quindi pensione voleva dire anche poter cenare insieme e quindi conversare con gli altri ospiti. Ora la parte di ristorazione non c'è più, però è rimasta traccia del loro passaggio per questo luogo, appunto, che nel corso di 100 anni, perché l'anno prossimo sarà 100 anni che c'è questa attività alberghiera, pur trasformandosi come ospiti da scultori, artisti, diplomatici, era un centro culturale come poteva essere il bar Le Giubbe Rosse in Piazza della Repubblica, era un luogo in cui ci si trovava e si sapeva che andando a Firenze, andando all'Annalena, c'era motivo per poter conversare a livello internazionale di tanti temi. Oltre al fascino esercitato dalla costante presenza di intellettuali e il poter respirare una cultura internazionale, soggiornare nella casa di Annalena voleva dire emozionarsi da quella atmosfera speciale che è parte dell'ambiente. Gli ospiti che venivano qui hanno avuto una cosa essenziale in comune, questo è rimasto fino ad oggi così. Sono appassionati della storia e del passato che ancora vive grazie al fatto che lo stesso spirito è stato conservato nel corso degli anni. Gli attuali gestori Antonio e Paolo potrebbero raccontare i tanti motivi per i quali i viaggiatori di tutto il mondo desiderano ancora fermarsi a respirare il fascino della Firenze antica che rimane radicato dentro queste antiche mura della pensione Annalena. Il compleanno è stata una cosa molto particolare perché due sorelle, ottantenni, si sono ritrovate qui per diversi anni, nello stesso periodo che andava più o meno sempre fra gennaio e marzo, perché una abitava ad Oslo e l'altra abitano una ad Oslo e l'altra abita a Boston. Non vedendosi per tutto il resto dell'anno, allora hanno deciso di ritrovarsi qui all'hotel Annalena per 2 mesi all'anno. In particolare, 4-5 anni fa hanno festeggiato il compleanno di una delle due sorelle che si chiama Marcia. E noi le abbiamo fatto un regalo a loro perché loro avevano invitato anche dei parenti che venivano da Singapore, dall'America, dall'Europa, insomma c'era un bel nutrito gruppo di parenti. Le abbiamo fatto un regalo invitandole a cena qui dentro. Abbiamo fatto approntato nella nostra sala colazione un tavolone dove hanno cenato 14 persone che non si vedevano chissà da quanto tempo. Poi, sempre nel corso degli anni, l'albergo è stato affittato completamente da famiglie americane che sono venute a sposarsi qui. Famiglie che hanno portato anche la musica, i musicanti, oppure quando c'è stato il matrimonio dei parenti dei reali del Belgio, i cugini della regina sono venuti qui da noi, e così tante altre storie
che ci hanno affascinato sempre queste, queste piccole cose. Per documentare gli ospiti di tutto il mondo, Paolo ed Antonio hanno un guestbook. Accanto alle persone sconosciute, ci sono anche personaggi importanti della storia contemporanea. Si è fermata la figlia di Guglielmo Marconi, la principessa Elettra Marconi, che era venuta a Firenze per celebrare il matrimonio di un loro amico. È rimasta qui da noi qualche giorno e prima che partissi l'ho pregata di lasciare il segno del suo passaggio sul nostro guestbook. Ci fa sempre piacere avere questi simboli, queste cose che rimangono nel tempo, come rimane nel tempo tutto quello che è l'atmosfera dell'Annalena. Poi, hai visto, cioè, è passata anche Lauren Acton, l'attrice principale di American Gigolo, una bellissima donna che dai suoi 70 anni, quando è venuta qui, ha lasciato il fascino della sua bellezza. Attratta dal fascino di Annalena e allo stesso tempo ha lasciato traccia del suo fascino nell'ambiente. Sono mura antiche che sono del 400, del 1400, insomma. Qui dentro si respira non soltanto quello che è il fascino di un'atmosfera particolare, ma si respira un po' anche la storia di Firenze, insomma. Passare da ciò che Firenze può offrire, i musei, il Duomo, le cattedrali, le bellissime chiese, e rientrare la sera in un ambiente che è poi lo stesso di quello visto nei musei, penso sia qualcosa di assolutamente imperdibile. Ecco. Si mantiene una continuità fra l'esterno e l'interno senza dover... Interno-esterno, senza volere. Come dice Eugenio Montale. Esatto. La vita di Montale a Firenze si trascina tra incertezze economiche e complicati rapporti sentimentali. Il suo rapporto con la scrittrice eritrea americana Emma Brandeis, studiosa di Dante, viene ricordato come una delle più famose relazioni sentimentali e letterarie della letteratura moderna. Brandeis era la sua musa ispiratrice e questo rapporto durò intensamente per 5 anni. Nella poesia Interno e Esterno si descrive uno dei momenti trascorso nella stanza 9 della pensione Annalena con la sua amante americana Irma Brandeis. Eugenio Montale, premio Nobel per la letteratura, è stato qui per un periodo di tempo, degli anni 30, e ha dedicato alla sua amata Irma Brandeis, una letterata americana che studiava Dante e aveva letto molto del poeta Eugenio Montale. E lui ha lasciato uno scritto nella sua bibliografia, ha lasciato uno scritto dove lascia scritto di Annalena che ritorna in America per non più ritornare in Italia. Dal 2007 Antonio e Paolo gestiscono la pensione Annalena. Mantenere il suo carattere e far respirare aria ricca di storia è stato il motivo principale della loro attività.
Abbiamo trovato la pensione, come siamo entrati e come è adesso. Non abbiamo toccato niente. Stiamo cercando di conservare il più possibile quella che è la storia della pensione, senza fare grossi travolgimenti dell'aspetto dell'accoglienza che c'è qui dentro. Abbiamo messo qualche servizio in più, la connessione wifi, perché ormai non deve esserci, però tutto quello che c'era 11 anni fa c'è tuttora. E forse quello che c'era l'anno prossimo, sono 100 anni che esiste questa attività di accoglienza alberghiera, e forse quello che c'era 100 anni fa, come si può vedere dai mobili, dalle sculture, dagli arredamenti all'interno delle camere, probabilmente molto poco è cambiato, insomma, di quella che è la storia di questo ambiente. L'anno prossimo la pensione Annalena avrà 100 anni. 100 anni nei quali la casa di Annalena ha trovato un suo valore sociale. Annalena, la figlia adottiva, che ebbe la forza di trasformare il palazzo e il suo destino tragico, nato dall'odio, invidia, immoralità e fame di potere, in un luogo sacro che ha donato per secoli conforto e amore a tante persone disperate. Oggi non vengono più i disperati, ma gli amanti della storia affascinante e ricca di valori perduti di questa struttura, e gli appassionati di un arredamento antico ed un stile classico, artistico e nobile. Tutto sommato, la pensione Annalena permette di entrare in un ambiente diverso da tutto quello che esiste. Il tempo nell'hotel Annalena è autentico e si ferma per tutta la durata del soggiorno. È un viaggio indietro nel tempo.